Io non è che voglio dire moltissime cose, intanto ringrazio anche c'è la consigliera, no la consigliera, l'assessore comunale, del nostro segretario Marco Di Maio. Sono un po' emozionato, con tutte queste donne mi emoziono. No, non è che non sono abituato. Il consigliere che l'ho visto, che l'ha nascosto, poi ci sono tante altre personalità che ringrazio per loro partito. Sono dei bimbi giovani, questo ci fa molto piacere perché saranno direttori di domani, le mamme li stanno tirando su bene. Niente, non ho molte altre cose da dire perché penso che sia una vetrina da lasciare alle signore. Stasera non dico una loro festa, la festa di tutti, però è una presentazione di un progetto per questo comune dove le donne dovranno avere una notevole, diciamo così, un ruolo importante. Mi fermo. Buona. Viviana Zanetti. Prendo la parola perché ha detto una cosa che non avrebbe dovuto dire il candidato sindaco. Ha detto questa sera diamo voce alle donne perché anche loro sono importanti. No, ma dobbiamo dire questa sera al candidato sindaco che le donne saranno quelle che governeranno questo territorio, come del resto lo hanno fatto almeno dal dopoguerra in poi e anche durante la guerra. Non dimentichiamo che questo è il paese di Sversale, della Brigata Corbari, quindi questo è quel territorio, quindi attento candidato sindaco e attenti consiglieri, perché le donne sono estremamente decise. Soltanto per dire noi ci siamo, il partito c'è, perché le persone, la coalizione che si presenta alle elezioni a giudizio dei cittadini è una coalizione che si assume una responsabilità grandissima, perché in questi anni questo territorio non è stato, a mio avviso, mio personale avviso, onorato e servito così come meritato. Quando ero bambina, io forlivese, il regalo più grande che si faceva ai bambini forlivesi in quel periodo storico, sto parlando di tanti anni fa, il regalo più grande che si faceva la domenica pomeriggio era andiamo a Castrocaro a fare una passeggiata. Perché? Perché Castrocaro è il salotto di Forlì, per cui andare a Castrocaro significava essere alla pace per i forlivesi. Il giorno di Ferragosto di quest'anno, naturalmente voi sapete che io faccio vice sindaco, pulisco i bagni, quelli di Bagno di Romagna, e quindi ho incontrato tantissime persone di Castrocaro, amici, insegnanti, componenti della banda, eccetera, eccetera. E a tutti chiedevo come mai il giorno di Ferragosto siete qui a Bagno di Romagna, e tutti mi hanno risposto, abbiamo provato a fare una passeggiata a Castrocaro, ma non c'era nessuno, e a me è pianto il cuore. Non ero contenta perché ero una Bagno di Romagna che fin dei conti è il paese che serve in questo momento. Mi dispiaceva da morire perché è stato tolto a questo territorio quello di cui ha diritto. Allora per quello che dico che questa componente politica si è assunta una responsabilità fortissima, si è caricata di uno zaino che non porterà da sola, porterà insieme ai cittadini perché credo che saprete lavorare con i cittadini, con il partito, con la provincia, con la regione, noi siamo qua, pronti a lavorare, a rimboccarci le maniche, quindi avanti tutta e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Prego. Grazie, grazie, buonasera a tutti, davvero grazie dell'invito che non solo è gradito, ma diciamo è quasi un flashback del mio passato, perché e, diciamo, la mia esperienza decennale di sindaco di una provincia di Reggio Emilia e mi ha assolutamente resa testimone di quanto le comunità locali siano un pezzo di democrazia partecipata di questo paese, senza le quali, devo dire, insomma, sarebbe difficile, no, avvicinare i bisogni dei cittadini e interpretarli nel modo più autentico possibile. Quindi la sfida del sindaco, delle candidate e dei candidati è una sfida in questo periodo storico preciso ancora più grande. Questo non vuole essere una responsabilizzazione eccessiva rispetto già a quello che voi sapete,
ma davvero diventa strategico per il territorio avere coalizioni e forze politiche che si assumano pienamente la responsabilità di protagonismo territoriale, partecipazione attiva dei cittadini e coinvolgimento dell'altra metà del cielo che oggi qui è rappresentata dalle due candidate consigliere, ma ancora più simbolicamente da tutti noi che ne stiamo ragionando, ne stiamo discutendo e stiamo mettendo al centro il tema del femminile. Tra l'altro Tatiana, Lucia, insomma con loro ho avuto modo di organizzare tante iniziative, di fare veramente il punto importante sulla qualità del femminile in Italia, che ancora tanto deve svilupparsi per diventare quella risorsa che insomma, purtroppo da troppo tempo è così poco valorizzata. La Regione Emilia-Romagna è un contesto favorevole per le politiche di genere, è un contesto favorevole per le politiche di coesione sociale, di cui credo insomma questa terra è massima espressione. Per la storia che la contraddistingue, le tradizioni diciamo di conquista dei diritti che insomma fanno veramente scuola nella nostra nazione, e per prospettive, perché e qui porto insomma modestamente anche la voce insomma e l'esperienza di questo pezzo di mandato regionale. Ebbene, il programma, l'agire e l'impegno della regione è quello di sostenere fortemente i territori in questa emancipazione da questa crisi economica e sociale molto forte. E guardate che non è scontato un'interazione tra tutti i livelli istituzionali così forte, così consapevole e così faticosa, perché la democrazia è fatica e sacrificio, ma per un bene, quello della libertà, il bene comune, che è talmente alto che merita davvero l'impegno anche di tutti coloro che, togliendosi dalla loro vita privata e da una serenità che diciamo io da ex amministratrice insomma posso testimoniare, che insomma il responsabilizzarsi per la vita e il benessere degli altri chiaramente toglie un po' di serenità diciamo alla propria tranquillità individuale, ma da tanto, perché ogni consiglio comunale è una palestra di democrazia secondo me davvero eccezionale. Noi stiamo affrontando in regione un tema politico importante che è quello dell'ordine istituzionale. Cercheremo di trattarlo senza demagogia, cercheremo di trattarlo ovviamente come dire, in modo adeguato al nostro tempo, un tempo che vuole maggiore efficienza, maggiore efficacia, maggior sollievo diciamo, dei bisogni dei cittadini e quindi efficacia dei risultati. Quindi cercheremo di trattarlo in questo modo, ma tenendo presente che i consigli comunali, i comuni, le realtà locali sono, ripeto, palestre di democrazia, di educazione civica, perché in ogni consiglio comunale e quindi anche questo percorso di ascolto che state facendo, insomma, che iniziate insomma, verso le amministrative, è un percorso di assunzione di responsabilità e di democrazia partecipata che credo che sia unico perché è davvero in mezzo alla gente. Credo che con questo spirito sarà veramente un punto anche qualificante della vostra azione. E diciamo, portandovi insomma, così la mia esperienza personale insomma, di sindaco di comune, insomma, da giovane donna, avevo 26 anni, quindi insomma, non ero così giovane come lei, ma insomma, ecco, devo dire che tutto si supera. Le problematiche feroci che questo tempo ci consegna, anche per le piccole comunità, ritrovandosi insieme intorno ad un ideale di coesione, di solidarietà molto molto forte, obiettivi programmatici comuni e un rispetto reciproco che non deve mai trascendere, diciamo, la dialettica democratica, anche forte, insomma, ma sempre tenendo la barra al centro del rispetto reciproco. Perché questo è, nelle piccole comunità, fra l'altro, un elemento molto delicato da osservare, da tutelare, da proteggere. E credo che la nostra forza politica, la coalizione insomma, che ci rappresenta, insomma, debba avere queste caratteristiche per distinguersi in un mondo dove sembra che chi nulla di più, chi ha atteggiamenti diciamo, più, più borderline, insomma, debba essere il più ascoltato. E invece il garbo insomma, delle due candidate, l'atteggiamento insomma, posato del sindaco, insomma, è tutto il nostro impegno che qui insomma, mi vede veramente modestamente a portare una testimonianza, credo che ci contraddistinguerà. È chiaro che anche le comunità locali possono fare tanto per le politiche di genere, possono fare tanto in connessione con tutti i livelli istituzionali.
quindi programmaticamente e come impegno pensiamoci, ragioniamoci. Ve lo dico perché quando sono stata eletta sindaco, qualche tempo fa, ma non tanto tempo fa, non mi rendevo subito conto di cosa volesse dire effettivamente politica di genere, anche perché, insomma, come giovane donna eletta sindaco di un comune di circa 10.000 abitanti, mi dicevo, beh, vabbè, tutti ce la possono fare, che problema c'è? In realtà poi l'approfondimento dei problemi, l'incontro di tante persone quotidianamente, di tante donne nelle loro difficoltà, piccole e grandi, mi hanno invece reso consapevole che invece è molto difficile. È molto difficile, diciamo, bucare, no? E quel soffitto di cristallo che ci impedisce di essere luoghi delle decisioni, che ci impedisce di essere ugualmente rappresentate nella piena attuazione della Costituzione italiana, articolo 51, articolo 3 e conseguenti. Quindi l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne significa uguaglianza tra tutti i cittadini, perché il benessere del femminile è il benessere delle giovani generazioni e delle future generazioni. Il benessere della donna è il benessere collettivo, della collettività, per il quale tutti dobbiamo ovviamente fare un pezzettino, insomma, quindi con una grande alleanza e, se possiamo, insomma, rifondando le relazioni tra le persone, insomma, in uno spirito che sia veramente più coesivo. Questo per dire veramente un augurio per il vostro percorso e per ovviamente diciamo un soddisfacente risultato elettorale, un augurio speciale alle donne candidate, quindi insomma al loro percorso anche personale, no? Perché ripeto, è sempre molto impegnativo, e diciamo a tutti voi, insomma, che troviate, ecco, nella politica buona e nella buona politica il riscatto da quello che sembra essere lo sport comune, che è l'antipolitica, che noi sappiamo non essere però il nostro obiettivo. Grazie a tutti. E grazie.